Ciao, sono Leo, allenatore del settore giovanile. Per risolvere i casi di bullismo sono necessari dialogo e collaborazione tra coach e genitori. L'obiettivo di questa collaborazione è identificare differenze e corrispondenze tra modelli educativi, valorizzando gli elementi comuni e lavorando sugli eventuali disallineamenti. Quando un atleta compie un atto di bullismo, cosa possono fare coach e genitori per aiutarlo a migliorare il suo comportamento? Anzitutto, devono dialogare ed identificare insieme il problema. Successivamente si passa alla definizione della strategia comune per sviluppare un piano che sia accettabile per tutte le parti. Infine si coinvolgeranno i genitori in gruppi di formazione per rafforzarne le competenze sociali in un contesto di apprendimento non giudicante che favorisca il dialogo.